Bentornati ragazzi ancora una volta qui sul canale di Zorro.it. Come al solito sono Giovanni. Oggi ragazzi torniamo nella nostra serie dedicata ai test delle fotocamere dei vari dispositivi. Oggi siamo con un signor dispositivo, siamo con Samsung Galaxy S21 Ultra. Una bomba ragazzi, mi sta piacendo tanto, a breve la recensione. Ma come detto in precedenza stavo per sedermi a terra perché non avevo visto la sedia. Il suo discorso, nel caso. Vabbè. Comunque, oggi siamo qui per parlare di S21 Ultra perché? Perché secondo me è giusto fare un video test su questo dispositivo perché ha veramente tante potenzialità lato foto e video e voglio analizzarla insieme a voi in maniera leggermente più accurata e quindi oggi siamo qui. Seguo anche un po' di linee guida che mi avete dato voi o comunque su Instagram mi avete detto in direct perché non registri alla massima risoluzione. Io come diciamo scuso comunque vi avevo risposto in generale che avevo un po' di problemi con la macchina, con il mio PC nell'editing perché magari avere un file molto pesante che di solito iPhone, Samsung quando registrano in Ultra HD addirittura questo riesce a registrare 8K, sono file molto pesanti, difficili da gestire, ma vabbè, ci metto leggermente in più, ma vi regalo comunque un contenuto più completo e ne sono contento, quindi grazie mille per i feedback, per qualsiasi cosa ditemi sempre tutto qui sotto nei commenti. Detto questo, sto registrando quindi in Ultra HD 30 fps, perché? Perché è la risoluzione secondo me perfetta per utilizzare tutte le fotocamere, perché adesso posso utilizzarle, quindi grandangolare, standard, ultra grandangolare, zoom 3x e 10x che avviene grazie alle fotocamere che ha questo S21 Ultra. E proveremo, questa è la fotocamera anteriore, ovviamente sempre Ultra HD 30 fps, questa è una luce standard, proveremo con poca luce, vediamo come si comporta e vi faccio vedere anche all'esterno come va, condizioni non proprio perfette, vi faccio subito vedere, vedete che proprio le condizioni non sono perfette, c'è un sacco di vento, non è proprio bel tempo oggi ma ci sta, vi faccio vedere la messa a fuoco, ragazzi la fotocamera standard è un qualcosa di eccezionale, veramente mi piace un sacco anche per i video, voglio ovviamente studiarmela meglio, per questo anche realizzo questi video insieme a voi. E vedete qui la mia postazione, piccolo test, e ovviamente luce controllata il giusto perché alla fine sto utilizzando la luce solare, quindi è tutto fatto dallo smartphone, nessun settaggio particolare, vedete anche la messa a fuoco, riesce a fare anche un leggero bokeh particolare che mi piace tanto, veramente ragazzi si comporta molto molto bene, non sto utilizzando nulla, ho semplicemente lo smartphone in mano, nessun stabilizzatore, nessuna cosa esterna, questa vi ripeto è la fotocamera principale, adesso vi faccio vedere la ultra grandangolare, eccola qui, questa è la ultra, anche questa qui molto molto ben fatta e noto anche decisamente meno rumore, ovviamente devo vedere da PC come va e vi dico già che la differenza si sente particolarmente con S21 Plus, mi raccomando la recensione la trovate sempre qui sul canale, vi faccio vedere lo zoom, questo è lo zoom 3x, mi allontano un po', vi faccio vedere lo zoom 10x, leggermente più difficile da gestire devo dire, anzi molto più difficile da gestire, vedete che è complicatuccio mettere a fuoco, complicatuccio in generale e quindi nulla, il 3x si può utilizzare però e vabbè, adesso facciamo una cosa, scendiamo giù e andiamo a vedere, anzi vi faccio vedere prima con condizioni di luce leggermente più difficili e poi scendiamo giù e andiamo a vedere all'esterno e facciamo un po' di test, anche stabilizzazione eccetera eccetera. 2 secondi. Allora, questa è la prova che vi dicevo con condizioni di luce un po' particolari, questo è il sensore ovviamente standard, sempre soliti settaggi, non ho toccato nulla e vi dicevo che è una situazione abbastanza particolare perché? Perché abbiamo una singola fonte di luce che arriva da questa piccola lampadina o comunque lampada, scusatemi, che è qui di Aukey e quindi diciamo non ho fonti di luce particolari, questo vi ripeto è il sensore standard, si comporta abbastanza bene il sensore standard, ve lo dico già. Ovviamente vi ripeto voglio vederlo meglio sul PC e poi ve ne parlerò sicuramente nella recensione ma diciamo che così ci sta, ma lascia o comunque voglio dire nasce il problema con l'ultra, vedete che si crea tutto questo disturbo da questa parte ma vi ripeto le condizioni di luce sono un pochettino così particolari, ci potrebbe stare. Voglio vedere anche le altre clip registrate dagli altri smartphone e poi magari ci facciamo un confronto un attimino più accurato. Però vi dico che la qualità non è male, soprattutto al centro ci sta, il problema è nei bordi. Mentre per quanto riguarda il sensore zoom, questo è il 3x, si comporta abbastanza bene. Ma ripeto, il migliore in questo caso rimane il principale, molto molto ben definito secondo me. E vedremo un attimino come si comporta per il resto. Ad giro e... vi dico che questo è ovviamente il sensore anteriore, anche in questo caso solita fonte di luce, non c'è nulla, vedo che gestisce abbastanza bene questa cosa, mi piace, ma
andiamo giù e andiamo a vedere all'aperto come va e ci facciamo anche un test della stabilizzazione sui disettaggi. Non ho toccato nulla. Basta, se no mi ripeto sempre le solite cose. Andiamo giù. Allora ragazzi, come prima iniziamo dal sensore anteriore, quindi solito settaggio, e il vento c'è, ma c'è molto, ho semplicemente lo smartphone in mano, non ho nessun microfono, quindi ditemi magari anche voi che cosa ne pensate dell'audio all'esterno e fatemi sapere anche come va secondo voi. All'esterno ragazzi la qualità anche della fotocamera anteriore mi sembra veramente fantastica, veramente mi piace tanto. Infatti mi sta piacendo, ve l'ho detto, anche il lato foto mi sta piacendo, sto facendo degli ottimi scatti con questo smartphone e mi stanno dando tante soddisfazioni. Ma detto questo, ovviamente, come detto in precedenza, siamo qui per testare un po' tutto, siamo qui per testare un po' tutte le caratteristiche, quindi andiamo subito nella fotocamera posteriore, nelle fotocamere posteriori, anche perché fa freddo qua fuori, veramente oggi molto freddo, ma non ci arrenderemo, non ci facciamo battere dal clima. Giriamo. Eccoci qua, questa è la fotocamera anteriore, sto camminando in maniera standard, anzi facciamo una piccola accelerazione, le cose si fanno abbastanza interessanti, vedo che la qualità ci sta tutta, vi ripeto, 4K, molto molto bello, non sto utilizzando l'8K perché sinceramente non mi interessa e non lo utilizzerei mai, quindi sto utilizzando anche lo smartphone come effettivamente lo andrei poi ad utilizzare io. Provo a tappare per la messa a fuoco, ottimo. E utilizziamo la ultra grandangolare. Qui scema un po', cioè scende un po' la qualità, secondo me, almeno a display è questo quello che vi posso dire. E vi dicevo, scema un po' la qualità, nel senso che nel bordo, nei lati, come vedete, un pochettino di problemini ci sono, però magari si possono effettivamente correggere in posto, cosa che non farò assolutamente. Vi lascerò il file com'è, quindi standard. Proviamo la zoom, questa è la 3x, ovviamente. Proviamo la 10x, siamo all'aperto, magari funziona un pochettino meno. No, non mi mette a fuoco. Va bene, c'è questa cosa che devo capire, magari è un problemino mio, magari sto sbagliando qualcosa. E magari vi farò sapere, magari fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, se avete poi effettivamente anche voi un S21 Ultra. Ci sta. Comunque questa è la qualità, la stabilizzazione, messa a fuoco, perfetta. E mi piace tanto, vedete questo effetto bokeh che c'è? Si crea quello sfocatello particolare che è veramente interessante, guardate qui. Bello, bello, bello. Scusate se faccio magari casini, faccio così, vediamo. Bello, bello, bello. Mi piace tanto. Certo, sto inquadrando un Apple Watch da un Samsung, però ok, ci sta. Molto molto interessante, mi piace questa cosa. Torniamo un attimo alla fotocamera anteriore, anche per concludere, per andare alle conclusioni. Non voglio creare un contenuto troppo pesante per voi. E voglio andare alle conclusioni dicendovi che effettivamente mi sta piacendo tanto. Ve l'ho detto, l'avete capito, anche su Instagram ve ne sto parlando. Mi sta piacendo molto la qualità generale delle fotocamere. Cioè proprio vedo effettivamente qui il salto rispetto anche a un S21 Plus. Qui si vede proprio la ciccia, si vedono proprio le cose interessanti. Voglio testarlo ancora un po', vi farò sapere. Non vi mostrerò degli scatti, ve li mostrerò in recensione in maniera più approfondita. Qui arrivando un vento che mi distrugge, ma va bene, ci può stare. E quindi nulla, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Per il momento tutto positivo, anche la batteria si sta comportando bene, ma ne parleremo, vi ripeto, sempre in recensione. Quindi un bacione e un abbraccio da Giovanni, da Telefonata e da Zorro.it. È tutto, buona giornata, che qualità, mi piace.